L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti, ha rotolato di patate. Liliana, dici tutto. Chiaramente sembra un qualche cosa di nuovo, di inventato, va bene? Allora, noi partiamo da una base di patate. Allora, c'è da Quindi dire patate schiacciate sono. patate schiacciate, sale, pepe, formaggio e un uovo. E l'abbiamo Ok. messo in questa teglia con la carta forno. La carta forno sotto, sopra la carta forno, abbiamo messo un po' di olio e un po' di pane grattugiato. La ricetta originale è dei paesi dell'est, ma prevede la patata da Nostro. cruda, praticamente. Ci vuole quindi una doppia Questa è cottura. cotta. Per Io l'ho fatta lessare, però perché mi piace più così, insomma. quanto tempo? Vabbè, si lessa fino a quando la patata si cuoce, 10 minuti, un quarto d'ora, dipende. Poi, una volta che abbiamo preparato l'impasto, lo mettiamo all'interno della sfoglia. Poi prepariamo l'impasto con la Vado. carne macinata. Questa è carne macinata di maiale Sì. con cipolla triturata Si vede. all'interno, un uovo, sale, pepe, formaggio e tutte le spezie che vi Quali sono queste possono piacere, spezie? timo, origano, A quello che maggiorana, uno desidera, quello che dai, vuole, libera scelta personale, va rosmarino, quello bene? che Ok, vuole. La ricetta originale prevede che si finisca qua, perché è molto, diciamo, ci sono molte, molte spezie. Io non amo tutte le spezie, quindi ho messo giusto un qualche te lo cosa devo chiedere, e anche faccio spezie indiane? un'aggiunta. No, e faccio Ok, un'aggiunta, e le nostre. faccio un'aggiunta. Quindi abbiamo preparato la E base qui ci sono anche delle provoline, e qualcosa questa è la del genere. nostra aggiunta, il formaggio. Allora. E mettiamo su questa base praticamente il Sì. macinato. Schiacciato Sì. adeguatamente. Una sorta di doppio strato, insomma, no? Invece di fare un polpettone si fa nella sfoglia di patate, oppure Va normalmente si fa nella bene. Non diamo sfoglia. niente Ecco per scontato, spieghiamo tutto, no? qua. Che poi chi eventualmente lo deve fare, lo vuole fare, desidera farlo, deve sapere un pochettino tutti i passaggi A chi piace particolari. la panna acida può Sì? mettere anche la panna acida, perché nella ricetta originale c'è la panna acida Dove l'avevamo messa la panna acida? Parliamo all'interno del. della sfoglia. Ok, all'interno della sfoglia, A giusto per me la far capire. panna acida non piace, quindi non ho messo nessun tipo di panna, ma invece di Quindi come mettere. variante c'è anche la panna acida, va Sì. bene. La ricetta originale si ferma a tutte le spezie: la Sì. E cipolla, l'uovo, formaggio parmigiano, pepe e panna acida. quindi tu crei la variante, va Sì, bene. io ho messo tutto questo senza la panna acida perché come sapore non mi è gradito. E in più, visto che noi siamo delle persone per cui piace molto i formaggi, aggiungo, Soprattutto tu, sì, diciamolo, soprattutto io, e meno male. aggiungo la provola affumicata. Quindi la panna acida serve per dare anche un poco di morbidezza all'interno dell'impasto. Potevamo fare la scelta di usare la panna normale da cucina, però Neanche giusto quella. Ok, no, non mi attirava l'idea e quindi ho preferito aggiungere il formaggio che a sua volta si scioglie e dà l'umido giusto alla carne. Ecco qua. quattro, sei, E quante ce ne quando vogliono? adesso ce ne mettiamo un'altra in modo che il problema sarà arrotolarla, perché questo non è mai semplice. Non è che sei la maga dell'arrotolato, No, nel vabbè. modo più assoluto, la precisione non è il mio forte, nelle cose Allora, manuali. Ecco manca l'ultima. qua. Facciamo così. E Sei, dai, sì, che poi manca lo facciamo. Ho spazio. preso questa già affettata perché invece della provola Guadagni affumicata tempo, normale, a Giosa. parte che guadagno tempo, è più asciutta, quindi non dovremo avere Quindi non solo per il problemi. fatto di Non dovremo avere fatto problemi. il tempistico, ho Ecco, capito. che ci sia qualche fuoriuscita di liquidi. Vattene piano Adesso la piano. cosa, il problema è questo. Sì, vabbè. Che ho capito, mantengo la teglia. Arrotolare il tutto. Arrotolate lentamente, mi raccomando. Non fate come Liliana che va veloce. Signore, aiutaci. Sì. Non mi piace, già non mi piace come Vabbè, tecnica. dai, è tutto artigianale, No, no, insomma, dai. no, deve mantenersi bene, altrimenti perdiamo il tutto. Ecco qua. Ok. Chiudiamolo così, arrotolato, e chiudiamolo così.
anche da quest'altro lato, in modo che non Non è che è fuoriesca una carta niente. piccola, io che cavolo ne so, no? Sono i rotoli predestinati, però aspetta un attimo Sì. perché io preferisco Non stai non tranquilla, già ho lasciarla dritta. capito. E quindi ci metti Preferisco il un altro doppio rotolo. strato. Ho capito. Vabbè, dai, non è che. E poi è la lunghezza che se l'hanno fatto questi fogli già però Sono piccoli forse, che te vedi? prendo la lunghezza che non combacia. Facciamo la Strato. nostra caramella, se ci riusciamo. Vabbè, già un pochettino meglio rispetto a prima, no? Speriamo Quindi di non questa, avere loro diciamo, è la sorprese. nostra artigianalità, perché poi non è Sì. che uno voglio dirvi, è Ma se tutto. sarà venuto bene lo faremo vedere dopo, altrimenti no. Allora lo Quindi finisce mettiamo in così? forno a 200 gradi per Sì. 20-25 minuti e poi vediamo che succede. Quindi chiudiamo qui, va bene? Sì. L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti.